noi da sempre siamo mobilitati sul tema generale della lotta allo spopolamento della Sardegna. Vuol dire portare più lavoro, vuol dire portare più infrastrutture, vuol dire difendere i prodotti tipici, la protesta degli allevatori sardi, dei pastori sardi. Noi abbiamo fatto in questi anni molte proposte, forse la più significativa è stata quella della zona franca fiscale. Pensiamo che la zona franca, partendo da quella portuale, potrebbe essere attivata immediatamente. Abbiamo fatto questa una serie di proposte sul tema della continuità territoriale. Molte delle nostre interrogazioni, anche per ridiscutere il piano della continuità territoriale, rischia di isolare ancora di più la Sardegna. Sul tema del riequilibrio dei fondi infrastrutturali tra nord e sud, continua a essere sbilanciato verso il nord, e il sud ha un problema serio, e le isole e la Sardegna hanno un problema serio di infrastrutture interne. E poi insomma la lotta contro una globalizzazione, appunto, che rischia di mortificare i prodotti, la difesa delle famiglie, combattere l'immigrazione clandestina, attivare un blocco navale a largo delle coste della Libia per impedire anche i piccoli sbarchi che qui in Sardegna continuiamo a vedere ogni giorno. Insomma, un programma molto ricco con il Fratelli d'Italia.